è ben presente nei percorsi letterari un po' di tutti i paesi e un po' di tutte le epoche, di tutte le aree geografiche del mondo, perché il cibo, oltre che nella sua materialità, nel suo essere appunto l'elemento di consumo per il sostentamento delle persone, all'interno di un universo di comunicazione può diventare segno di comunicazione, e quindi andare a mediare, a coordinare fra loro contenuti che sono legati all'universo culturale e che rivelano interconnessioni con la realtà in cui vengono a inserirsi, interconnessioni con la realtà storico e sociale, ma anche con le identità individuali, ma anche con le identità collettive di ceto, di classe e quant'altro. In un qualche modo quindi il cibo stesso diventa una forma di linguaggio che non è verbale, no? E si organizza però come gli altri linguaggi, un sistema di segni, e diventa quindi chiave di lettura della realtà. Ma questo rapporto stretto fra arte e in particolare fra letteratura e cibo è senza luogo e senza tempo, dicevamo. Senza luogo, senza un luogo specifico, perché troviamo in ogni letteratura di ogni paese una forte attenzione a questo argomento, diciamo. E tutte le culture propongono nelle pagine esempi di questa relazione fra cibo e uomo. Perché? Perché nutrirsi evidentemente non è soltanto un'esperienza di natura fisica, concreta e necessitata dal fatto che altrimenti uno muore, ma diventa essa stessa un'esperienza di tipo esistenziale. E quindi senza luogo, lo troviamo un po' ovunque, ma è anche senza tempo, perché non è collegata a una dimensione temporale specifica, non c'è un periodo in cui noi troviamo di più o di meno, no? Di più o di meno l'accentrarsi dell'interesse su questo genere di questioni, perché già dalla genesi, ricordo gli appunti, scusatemi, ma anche l'età impone di avere un percorso per non divagare troppo, no? Già partendo dalla genesi e pensare a cos'è il meccanismo che fa sì che Adamo ed Eva vengano scacciati dal paradiso terrestre, si fonda sull'immagine di un cibo consumato, contro una precisa regola per la quale quel cibo non doveva essere consumato. Quel cibo viene consumato e questi vengono cacciati. Ma troviamo anche l'altro esempio della primogenitura che viene svenduta, no? Da Esaù per il cambio del famosissimo piatto di lenticchie, e così via. Troviamo nell'Odissea, nell'Odissea addirittura, così come nei greci, no? Troviamo addirittura che c'è un cibo per umano, un cibo per gli uomini e un cibo per gli dèi. Anche questo in qualche modo ci informa sull'importanza anche comunicazionale, no? di questa cosa. E in particolare, allora, se è vero, come è vero, quello che ho appena detto, cioè che esiste in tutte le culture questo discorso relativo al cibo, è anche vero che nella nostra cultura in particolare, la nostra cultura cristiana e occidentale, ha un valore simbolico e significativo unico nel suo genere se paragonato a tutte le altre culture. Non è contraddittorio rispetto alla mia affermazione precedente, però è complementare e di forte importanza. Perché? Perché nella cultura cristiana il più grande mistero della cultura cristiana, no? Il più grande mistero è determinato dal consumo, dal mangiare. Quello che simbolicamente è parte del corpo di Cristo, no? Cioè Dio, nel momento in cui si fa uomo, si fa cibo. E quindi c'è quasi una sovrapposizione tra il valore alimentare e il valore spirituale del cibo, che troviamo poi successivamente nella letteratura medievale, e troviamo, arrivando anche a Dante, a Divina Commedia e via dicendo.
Quindi è un elemento non secondario nelle letterature. E può essere proposto come oggetto nella concreta materialità, nel suo essere reale e quindi nel marcarne la natura realistica, può contribuire a determinare le coordinate sia spaziali che temporali di una determinata situazione, fornendo informazioni e riferimenti ai prodotti, ai piatti, alle consuetudini, ai tempi di consumo, ma può essere anche un elemento metaforico, perché appunto può mediare diversi contenuti, diversi simboli all'interno della rappresentazione. Può diventare un elemento di identificazione, quindi un elemento identitario di un personaggio, di una storia, di una vicenda. E prima citavo Dante, può essere anche elemento metaforico, qui cito il convivio, no? Dove parla di una mensa, dove lo pane degli angeli si consuma, no? E intende riferirsi alla mensa ideale, dove la sapienza è il pane degli angeli, cioè il pane degli angeli è la sapienza, e diventa nutrimento dello spirito. Ma questo tipo di attenzione, questo tipo di utilizzo del cibo, non lo troviamo soltanto nella rappresentazione letteraria. Io penso per esempio a un certo cinema, è fin troppo banale citare, non so, il Ferreri, Marco Ferreri degli anni 70, che ha fatto un film basato interamente sulla scelta di alcuni personaggi che per ragioni eterogenee fra di loro sono uniti da un'unica volontà, è quella di morire, di andarsene, quindi mediante mangiate colossali. Ma ci sono anche altre, per esempio alcune scene, se pensiamo alla scena di Miseria e Nobiltà di Totò, quella famosa in cui si alzano, prende gli spaghetti e mettono in tasca, quindi questo portar via, questo accumulare, questo è anche qui però un valore simbolico. Ma chi avrà visto o avrà sentito parlare del film di Pasolini, 120 giornate di Sodoma, Salò o le 120 giornate di Sodoma, che è un film della fine degli anni 70, è un film particolarmente difficile, particolarmente violento, mi scuso per l'espressione che devo usare, ma per un'attinenza di tipo filologico, no? È diviso in tre gironi, c'è il girone della merda e addirittura questa diventa un elemento del quale i prigionieri di un certo contesto, adesso l'ho visto raccontare, comunque sono costretti a cibarsi proprio di quella, quindi una scelta da un certo punto di vista repellente, repulsiva, che ti fa star male, ma che è esattamente la direzione in cui vuole andare a esprimersi Pasolini nel momento in cui propone questo tipo di immagine forte. Quindi il cibo, come abbiamo visto, può essere collegato in un'accezione positiva alla vita, no? Come elemento che favorisce, vitalistico, come un elemento vitalistico, ma anche alla morte, cioè la sua negazione. Può essere usato in chiave metaforica sia in un caso come nell'altro. D'altro canto, anche non in chiave metaforica è esattamente così, perché dove il cibo c'è la gente prospera e dove il cibo non c'è la gente muore. Quindi no, abbiamo sempre questo doppio binario sul quale andare a lavorare, a viaggiare e a interferire. Pensiamo a una delle grandi opere italiane, in Malavoglia, e il mangiare diventa la parola chiave in tutto il romanzo, perché ovviamente allora oltre al mangiare c'è il mare che si mangia la barca dei Malavoglia, la famosa provvidenza, c'è il vento che si mangia, queste sono citazioni letterarie, gli addii di Toni che parte per non tornare mai più, ma anche per avvicinarci, diciamo, a quella forma di espressione letteraria più a noi vicina e soprattutto, come dire, almeno
convenzionalmente meno elevata rispetto a questi autori citati, e se noi pensiamo a, ad autori noti e diffusi quali Carvaio, Pepe Carvaio col suo ciclo dell'investigatore, scusate, quali Vázquez Montalbán col suo ciclo dell'investigatore Pepe Carvaio, no? O Simenon, o Rex Taut, tutti attribuiscono alle modalità di consumo del cibo dei valori fortemente simbolici. Simenon in maniera un po' diversa, perché Simenon, senza girarsi intorno, io amo molto Simenon, però Simenon è un reazionario con simpatie fasciste, questo è storicamente determinato, è storicamente accertato. E Maigret, amabilissimo, bonario, ce lo ricordiamo tutti con la faccia di Gino Celli, è un uomo d'ordine, ben disposto a scavalcare anche i formalismi, no, della legge. Questo nulla toglie ovviamente all'apprezzamento di natura come dire, letteraria e all'amore che gli serviamo a questi, al protagonista reale e al protagonista della storia. Però in effetti noi vediamo che in Maigret, per esempio, il consumo di cibo diventa sempre un elemento fortemente liberatorio, ma sempre a difesa della tradizione. Cioè anche questo è una conferma, il consumo del cibo di Maigret è il consumo del cibo di una persona che difende quello che c'era, che non vorrebbe mai fosse cambiato, ed in effetti sono ricette di un certo tipo, abbastanza complesse, ma comunque legate sempre alla tradizione, alla sua propria tradizione, alla propria tradizione del proprio paese. Mentre invece il Montalbán, cioè il detective Pepe Carvaio, protagonista dei romanzi di Vázquez Montalbán, è accompagnato da un suo cuoco un po' fattotto, c'è addirittura un romanzo dove anche costui andrà a investigare, che si chiama Biscutere, che ha conosciuto in carcere, perché Pepe Carvaio è stato in carcere per la repressione franchista, più prosaicamente Biscutere era in carcere perché faceva caso. E in Carvaio invece consuma il cibo quasi come una forma di affermazione di sé, quasi come una forma di resistenza, quasi eversivamente il suo consumo di cibo. Del resto Carvaio è eversivo in ogni suo aspetto, un personaggio letterario che come hobby principale ha quello di bruciare i libri, che per chi ama i libri è una delle operazioni più disdicevoli e spregevoli, che molto spesso usiamo come metafora dell'inciviltà e della barbarie, no? Bruciare i libri, tu qua decide la sera va a casa e che libro brucio questa sera, ecco. E anche col cibo è così. E lo stesso Nero Wolf, il personaggio di Rex Taut, che col cibo e con le orchidee ha gli unici rapporti di amore, diciamo, quasi sensuale che può permettersi, questa specie di pachiderma che non si muove mai dal suo ufficio, che si muove con grande malavoglia dalla sua propria poltrona, e lo fa appunto per due ragioni sostanzialmente. Una, andare dalle sue amatissime orchidee, alle quali dedica un tempo definito ogni giorno. Potrebbe succedere qualsiasi cosa in quel momento, ma lui non è disturbabile, può arrivare Kramer, l'ispettore di polizia, ma così come può scoppiare la guerra, che lui è all'interno della sua serra a coltivare orchidee. E quando mangia. Fra le altre cose, noi troviamo in maniera ben definita e più volte lo troviamo in molti romanzi, sempre come elemento informativo, che Nero Wolf non ama parlare di lavoro a tavola, perché mentre si mangia, si mangia. Cioè l'operazione del mangiare è in sé un'operazione motivata, giustificata, che si compie nel farsi. Perché mangiare in realtà potrebbe essere visto come fumare una sigaretta. Mentre mi fumo una sigaretta guardo la televisione, mentre mi fumo una sigaretta faccio due passi, mentre mi fumo una sigaretta leggo un libro. E invece c'è chi dice no, mentre mi fumo una sigaretta mi fumo una sigaretta, resto lì seduto e fumo una bella sigaretta. E così è il cibo in Rex Taut.
Ovviamente questi sono tutti autori che segnalo, nel senso ovviamente conoscerete già la maggior parte, ma fra l'altro si coniugano molto bene con le prossime settimane, sono i famosissimi libri che vanno bene sotto l'ombrellone, sotto la veranda o spaparazzati sulla sedia a traio. Solo a scopo, come si può dire, così, informazione a margine, non adesso, ma decine di anni fa, dal punto di vista editoriale, in appendice sia a Simenon sia a Rexhaut vennero prodotti dei volumi che si intitolavano rispettivamente La cucina della signora Simenon, no? La cucina della signora Maigret, no? Questa signora che è sempre di pronta a servire il suo sultano, o La cucina di Nero Wolf. Per intenderci, è stato proposto anche dal punto di vista editoriale al grande pubblico, sono stati proposti dei manuali di cucina basati, no? Sulla definizione che si è trovata in letteratura. E sono interessanti, alcuni molto complessi. Per intenderci, quello di Stout e quello di Nero Wolf è assolutamente inavvicinabile per gente come noi che presumo che con la cucina abbia un rapporto così non professionale, perché sono ricette complesse, difficili da realizzare, eccetera, eccetera. Successivamente sono stati fatti anche i libri di cucina legati alla figura del detective Carvalho, di cucina spagnola, povera, eccetera. L'autore di Dei delitti del Bar Gloom, per intenderci, che è anche un ciclo televisivo, perché poi appena qualcosa ha un certo riscontro a livello di vendite in libreria, viene tradotto subito, nella maggior parte dei casi per essere mortificato e pesantemente danneggiato, ma non è questo il caso, perché I delitti del Bar Gloom è un ciclo tutto sommato realizzato in maniera sensata e anche abbastanza attinente all'opera di Malvaldi, no? E qualcuno di voi li avrà visti in televisione, avrà visto in televisione questo ciclo, no? E Malvaldi infatti ha creato questo personaggio del barista e questo ambiente di questi vecchietti che sono lì che perdono tempo, che si fanno gli scherzi, che sono dei toscanacci rompiscatole, che però alla fine riescono a rimettere insieme i vari puzzle di delitto, di tragedie che si consumano nel paese. Malvaldi però ha scritto anche un'opera piuttosto interessante e gradevole, che è comunque un altro caso. La figura centrale di quest'opera è Peregrino Ortuzzi, un notissimo gastronomo, e è un'opera altamente consigliata, perché Malvaldi comunque è, come dire, nel nostro autore leggero, e non, e certamente non viene a spiegarti le ragioni del mondo o no, le profonde verità ontologiche dei vari fenomeni. Però è un autore che si fa leggere bene, che mette insieme vicende che stanno, anche dal punto di vista della veridicità, soprattutto, fra le altre cose, come dire, abbandona qualsiasi velleità di proporsi come maestro di vita, no? Cosa che invece un altro, di cui diciamo dopo, sembrerebbe aver abbracciato con grande fervore, con grande entusiasmo, e sto parlando di Caro Figlio. Caro Figlio, che ha scritto anche lui diversi polizieschi, lui è un magistrato, la figura sua è quella di un avvocato che per varie ragioni viene a trovarsi coinvolto in crimini di un certo tipo. In particolare i primi tre volumi del ciclo dell'avvocato, adesso non ricordo neanche il nome, comunque vabbè, già dico Caro Figlio, edizione Sellerio, biblioteca, cioè, i primi tre sono davvero grandissimi, grandi romanzi dal punto di vista formale, dal punto di vista della vicenda, come raccontata, come strutturata. Sono opere che danno davvero grande soddisfazione nell'essere lette. Poi, dopo questo signore, oltre che essere magistrato, che si presume sia in aspettativa, oltre che essere scrittore di grande mercato, perché un fenomeno editoriale è stato ben non indifferente, si è preso pure la briga di diventare senatore del Partito Democratico, e adesso ogni tanto butta fuori dei libri che sono più, come dire, all'insegna di valutazioni sull'etica della nostra società, su queste cose qua. Personalmente non li amo molto, però possono rivestire un certo interesse. E troviamo anche in lui, in particolare in un romanzo in cui la protagonista è la Bari notturna, lui è uno scrittore pugliese,
troviamo anche qui una particolare attenzione a questi riti di consumo di cibo, di bevande, a questi momenti di convivialità fra amici che non si ritrovano da anni e che passano sostanzialmente una notte insieme, no? E mettono a confronto le loro vite. Anche Buccini tocca questo tema nelle cronache epifaniche, ha toccato Buccini, poi come dire, è molto attento al suo proprio passato, un passato che anche anagraficamente era un passato di povertà. Voglio dire, noi adesso, per ritornare al discorso di prima di introduzione, facciamo un bel expo sul tema del cibo. Non 1000 anni fa, 60 anni fa, eravamo un paese in cui il cibo scarseggiava, qui non c'era per tutti, quello che c'era. Quindi voglio dire, chi ha una certa età, cioè persino io che non sono esattamente un vecchietto, anche se ormai non sono un giovane, però me ne ricordo le situazioni legate non tanto all'assenza, perché ormai i miei anni erano quelli successivi ad un economico, ma alla particolare attenzione nella gestione del cibo anche quando ce n'era in abbondanza, soprattutto da parte di certe classi sociali, perché il ricordo dell'assenza era troppo vivo. Io ho conosciuto le persone che avevano fatto di un cavo lo sporco di terra un tesoro, perché l'avevano trovato e l'avevano anche consumato al volo, passandoselo un po' sui vestiti per togliere la terra, perché era una cosa mandata dal Signore in una situazione in cui il cibo scarseggiava. E chi di questa situazione, di questa cosa, ritroviamo appunto nei Buccini di in particolare di cronache epifaniche. Se noi giocassimo un attimo e volessimo elaborare un piccolo percorso, che è quello che poi alla fine è il nucleo centrale di questo nostro piccolo punto di stamattina, sul Novecento letterario, che ovviamente non è esaustivo, perché come dicevo prima è pieno tutto di cibo, e non è neanche oggettivo, perché non può essere oggettivo, è soggettivo, no? Come dire, intrecciato io a modo mio e con le mie modeste capacità e con le mie modeste esperienze e conoscenze, no? Ci fa comunque capire che anche nelle letterature più alte, per intenderci, noi abbiamo parlato di letteratura più bassa, quelle poi sono, come dire, definizioni comode da un punto di vista tecnico, ma che lasciano un po' il tempo che trovano alla fine, però manteniamole, anche nelle letterature più alte è un ingrediente fondamentale, sia nella sua forza di immaginazione, sia nella sua forza di propulsione, sviluppo della narrazione. E in effetti, se noi dovessimo mettere insieme tutte le opere del Novecento che si sono occupate in qualche modo marginale o centrale di questo tema, noi dovremmo stare qua a fare vacanze e io non sarei in grado di farlo. Quindi procediamo così per sommi capi. Nel 1901 esce I Buddenbrook, La decadenza di una famiglia, di Thomas Mann, che narra le vicende di una famiglia, di una ricca famiglia della borghesia di Lubecca, e è lo sviluppo, praticamente è il racconto di una caduta sostanzialmente di questa famiglia nel corso delle 4 generazioni, no? E già nelle prime pagine dell'opera l'autore ci propone la conoscenza dei vari componenti della famiglia proprio attraverso un'ottima cena. Come è noto, come chi viene a queste cose qua sa, a me piace far parlare gli autori, che parlano meglio di me, sono dei torinesi. E quindi una piccola citazione. Tutti i miei complimenti, ripeto, Gutenberg. La voce ponderosa del signor Coppen soverchiò la conversazione generale quando la cameriera con le nude braccia rosse, il pesante abito a righe, la cuffietta bianca sulla nuca, aiutata dalla signora Jung e dalla cameriera della moglie del console, ebbe servito la bollente zuppa di erbaggi con il pane abbrustolito e cautamente si cominciarono a usare i cucchiai. I piatti furono cambiati di nuovo, comparve un enorme prosciutto dalla crosta impanata, rosso mattone, affumicato e cotto, con salsa di scalogno bruna e aspretta e con una tale quantità di legumi che da un solo piatto tutti si sarebbero potuti saziare. Kreger si assunse la funzione dello scalco, i gomiti leggermente rialzati, i lunghi indici distesi sul dorso del coltello e della forchetta,
tagliò con precauzione le fette sugose. Cioè, qui viene raccontato un universo, viene raccontata una famiglia, vengono raccontati l'ambiente di questa famiglia, ma da dettagli e dalle lunghe dita nudose e i gomiti alzati e le precauzioni, le fette sugose, cioè ci viene raccontato tutto un mondo. Fu servito anche il capolavoro della moglie del console, la terrina lusta, una composta di varia frutta conservata sotto spirito e piccante. Questo 1901, Thomas Cook. Ma continuiamo saltando di Paolo in frasca e andiamo ad un meraviglioso autore che si chiama Guido Bozzano, che nel 1907 descrive dei signori che vanno in pasticceria. Sarà un gigante nella descrizione con dei rapidissimi e felicissimi tocchi, e anche qui costruisce un mondo e ti tira dentro nella complicità attiva nella quale, se riesci a entrare in questa sintonia, ti arricchisci notevolmente e ti vedi rappresentato un quadro, lo vedi rappresentato quel mondo lì. E descrive queste signore che si concedono la pausa in pasticceria. Il cibo diventa quindi, il cibo e le modalità del consumo e di scelta del cibo diventano uno strumento per rivelare il carattere reale di quelle persone al di là delle loro apparenze. E la poesia recita, il componimento recita così legoloso: io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta. Quanto ritorna al bambino. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo. E è bello, ne prendi una pensando a quella successiva. Di solito siamo abituati ai bambini che non voglio questa, invece no. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con formidabile le pupille ghiotte. Cioè prima lo mangia con gli occhi, poi lo mangia con la bocca. È straordinario, no? Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. No? Ma troviamo anche Grazia Deledda, che ha una narrativa realistica e ricchissima di descrizioni di pietanze e di interni domestici, no? Che celebra l'appartenenza alla propria terra e che caratterizza tutta la sua narrativa. E allora un brano per la festa di Sant'Anastasio: le famiglie anche le meno abbienti del villaggio, anche quelle che erano cariche di debiti o che avevano i figli agli studi, che è un debito avere i figli agli studi, appare chiaro l'investimento, però l'investimento all'inizio era un debito. Apparecchiavano la tavola, li mettevano su mucchi di focacce, taglieri colmi di carne arrostita allo spiedo, formaggio, giuncata, vino e miele, e aprivano la porta a chi voleva entrare a banchettare. Ora, parlando di cibo, qui parliamo di una società come è strutturata. Qui, nella forma letteraria, raccontando del consumo di cibo, viene fatta dell'antropologia. Gli ospiti venuti dai paesi vicini, i poveri e i monelli del villaggio, accorrevano come mosche. Più ne venivano, più i padroni erano contenti. È assolutamente straordinario. Più ne venivano, più i padroni erano contenti. Non solo, ma nel pomeriggio, mentre le campane suonavano a distesa e pareva annunziassero che nel mondo triste era finalmente cominciato il regno di Dio, e lo associa a questa accoglienza, che è un verbo così bello che dovremmo tenere presente come verbo fondamentale delle relazioni sociali anche nel nostro momento storico e anche nella nostra terra. E pareva annunziarselo che nel mondo triste era finalmente cominciato il regno di Dio, intere giovenche e colonne di focacce venivano distribuite a porzioni uguali agli ospiti e ai poveri, che così portavano a casa, ai vecchi invalidi, agli infermi, alle donne vergognose, la cena e anche il pranzo per l'indomani. Attenzione, le donne vergognose, perché c'è la gente anche che nel racconto che non se la sentiva di andare proprio lì a farsi vedere, ci pensava qualcun altro, una specie di sussidiarietà.
come no, nel nostro excursus evidentemente non possiamo non citare il più celebre esempio relativo della letteratura novecentesca, che viene citato da tutti, anche da quelli che i rimanenti sei volumi e otto noni dell'opera non li hanno mai letti, e mi sto parlando di Marcel Proust, e tra l'altro la famosissima Madeleine, no? Che però è straordinario perché descrive le capacità comunicative ma anche evocative di un minuscolo dolce che è la Madeleine inzuppata in un infuso, e di come questo sia in grado di risvegliare tutto un insieme di ricordi, il passato, l'intreccio, le dimensioni familiari, affetti e quant'altro, semplicemente annusando, consumando quello che è un modesto dolcetto, alla fine, che invece qui diventa una manna, un cibo, no? E che diventa quindi anche rigeneratore non solo di se stessi ma anche della capacità della memoria, di rinnovare la memoria e di renderla quindi l'elemento fondante dell'atto dello scrivere. E allora citiamo il nostro Marcel. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, benché non sapessi ancora e dovessi rimandare a molto più tardi la scoperta del motivo per cui quel ricordo mi rendesse tanto felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada, dove era la sua camera, si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione che dava sul giardino, costruito sul vetro per i miei genitori, quel lato tronco che solo avevo rivisto fino ad ora. E con la casa, la città, da mattina a sera, e con qualsiasi tempo, la piazza dove mi mandavano prima di pranzo, le vie dove andavo a far delle compere, i sentieri in cui ci si inoltrava se il tempo era bello. E come in quel gioco che piace ai giapponesi, che consiste nell'immergere in una ciotola di porcellana piena d'acqua dei pezzetti di carta, fino allora indistinti, che appena bagnati si distendono, si digirano, si colorano, si differenziano, diventano fiori, carri, figure umane, consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Van, e le ninfee della Vivonne, la brava gente del villaggio, le loro piccole case, la chiesa è tutta Combré e i suoi dintorni, tutto questo che sta prendendo forma e solidità, è emerso, città e giardini, dalla mia tazza di tè. Allora, ovviamente è complesso, Proust è complesso da leggere, immaginatevi a sentirselo leggere da un proprio, da uno come me che non sa cos'è la dizione, che cerca, quindi mi rendo conto che magari sono state. Ma un mondo, un universo intero, in un niente che è tutto. Nel Novecento però ci sono le avanguardie, e le avanguardie arrivano a mettere in crisi, a cercare di distruggere tutto ciò che c'è stato prima. Le avanguardie si trovano nelle varie culture, poi come si può dire, si possono associare a questa, perché c'è poi una, come dire, una transustanziazione della dimensione culturale e artistica nella dimensione della politica, della partecipazione. In Italia abbiamo il futurismo, che poi in qualche modo diventerà parte integrante dell'italico fascismo. In Russia i futuristi erano comunisti. Futurismo fondato nel 9 con l'operazione Manifesto, il movimento futurista, dell'opera di Marinetti, ma dissacrante, antipassatista, verso una modernità che doveva rivoluzionare tutto e cambiare tutto, eh? E come non poteva intervenire e interloquire e parlare anche dell'aspetto gastronomico, uno che si proponeva di individuare il reticolo attraverso il quale abbattere il mondo vecchio e costruire quello nuovo. E in effetti, no? Nel 1931 viene pubblicato un manifesto della cucina futurista, nella quale c'è l'attacco agli spaghetti, alla pasta. Scrive Marinetti: crediamo anzitutto necessaria a l'abolizione della pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast beef e il budino.
agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi il sauerkraut, il lardone affumicato e il cotechino, ma agli italiani la pasta asciutta non giova. Per esempio, contrasta con lo spirito vivace e con l'anima appassionata, generosa e intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pasta asciutta quotidiana. Nel mangiarla, essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo. Fra le altre cose, sembrerebbe che al di là della definizione letteraria d'opera di Marinetti, la pasta asciutta in effetti conduca a un certo intorpidimento. Questo lo dico anche per esperienza personale, forse sarà perché io da buon italiano mi abuso. E quindi la pasta asciutta, bene nazionale, viene accusata di essere la causa dell'indolenza del popolo italiano in generale e di quello napoletano in particolare. Nel manifesto ovviamente non c'è soltanto lo spirito dissacratore e distruttore, ma si trova anche una appendice di ricette costruite per il nuovo uomo che nel nuovo futuro sarà protagonista e dovrà essere un uomo combattivo, attivo, eccetera. Dal racconto Il pranzo di Babette del 1950, è scritto dalla Blixen, che tutti conoscono per La mia Africa, romanzo dal quale anche questo è tratto un buon film con Robert Redford e Meryl Streep, se non ricordo male. Il pranzo di Babette racconta di una ex cuoca francese fuggita dalla sua patria perché accusata di essere rivoluzionaria e che trova ospitalità presso due sorelle non sposate che vivono in un piccolo paese norvegese di una dimensione modesta. Queste due donne, che sono figlie di un pastore del pastore di una versione particolarmente rigida del protestantesimo, conducono conseguentemente una vita particolarmente sobria, rigorosamente parca, rigorosa, no? E rigida, e accolgono Babette come loro governante. Dopo un certo tempo, dopo alcuni anni, Babette vince il premio di una lotteria francese. Il premio è di 10.000 franchi, che è una somma decisamente ragguardevole, che le permetterebbe di ritornare in Francia, di cambiare vita, di condurre finalmente un'esistenza agiata. Stiamo parlando di una governante, cioè di una serva sostanzialmente, che si trova una fortuna in mano che le cambia la vita. E Babette invece decide che non deve essere così. Babette decide che preparerà un pranzo in ricordo del padre delle sue due anziane, ormai anziane ospiti, delle due signore che l'hanno accolta, perché ricorre il 100° anniversario della sua nascita, di questo vecchio. E quindi invitano tutti gli abitanti del villaggio, 12 persone. Ma il pranzo è sontuosissimo. Il pranzo è un'esperienza inimmaginabile in quella casa, impostata a rigore, difficilmente riproducibile la seconda volta in quel contesto, no? E questo pranzo richiede giorni e giorni di preparazione, ma soprattutto richiede ingredienti selezionatissimi che Babette si fa mandare dalla Francia, quindi praticamente foie gras, i tartufi e quant'altro. Quindi ottiene un risultato fenomenale da grandissima cuoca, no? Che la rivela anche come una grandissima cuoca, e che quindi in un qualche modo la rivela come una grandissima artista. Non dimentichiamo che comunque la cucina, quando è fatta non per sostentarci, può essere esperienza artistica di altissimo livello. È evidente che se vai, noi l'abbiamo concesso qualcuno di questi artisti, no? Non è che vai lì per i petti saziati va a mangiare la grigliata, però certamente mettere insieme con una certa capacità ingredienti e quant'altro è un'esperienza affine a quella di natura estetica e artistica. E quindi
per creare questa cosa lei disperde tutta l'intera cifra che ha vinto, che avrebbe cambiato la vita. Ma proprio questo c'è l'importanza, cioè viene rappresentata in maniera massiccia la gratitudine, no? Che la Lega ha a queste signore per la loro accoglienza. Cerco di procedere velocemente. Il generale, citazione, il generale Löwenhielm, che sospettava un poco di quel vino, è uno degli invitati lì a tavola, è sospetto, ne beve un sorsetto, sussultò sulle quel bicchiere prima all'altezza del naso, poi dagli occhi, poi lo posò sbalordito. Quindi esperienza anche sinestetica, naso, gli occhi, il gusto. Ma strano penso, è Amontillado, ed è il miglior Amontillado che abbia mai assaggiato. Dopo un attimo, per mettere alla prova le reazioni del suo gusto, prese una mezza cucchiaiata di minestra, poi una cucchiaiata piena e posò il cucchiaio. Ma è veramente strano, disse a se stesso, perché sto certamente bevendo brodo di tartaruga. E che brodo di tartaruga? Quando fu servita una nuova pietanza rimase in silenzio. Inaudito, disse a se stesso, questo è Blinin Demidov. Si guardò intorno, osservò i suoi compagni di tavola. Mangiavano tutti calmi calmi il loro Blinin Demidov, senza dar mai segno di stupore o di approvazione, come se lo avessero mangiato ogni giorno per 30 anni di fila. Il generale Löwenhielm posò di nuovo il bicchiere, si rivolse al suo vicino di destra e gli disse: ma questo è certamente un Würstchen 1860. Il vicino lo guardò cortesemente, gli sorrise e fece un'osservazione sul tetto. Questo garbo, questa... Ma anche noi abbiamo una rappresentazione di un pranzo straordinaria come il pranzo di Provenza. Resa anche qui nota dalla strabiliante trasposizione cinematografica che ne ha fatto uno dei maestri riconosciuti dell'estetismo cinematografico, parlo di Lucchino Visconti e parlo del Gatto Pardo. Cena, la famosa scena Cena, il Gatto Pardo, è sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista cinematografico una roba citata, stracitata e studiata per la complessità, per la capacità, fra le altre cose, come Modesto appunto, proprio in questi giorni vedendo la trasmissione televisiva, sono quelle cose che è ovvio che le sai, però non le sai, cioè sono lì, sono informazioni che hai dentro di te. Ho preso atto che a un certo punto in Italia il pubblico del cinema nella stessa settimana poteva decidere se andare a vedere un film di Luchino Visconti o un film di Federico Fellini. E è straniante una roba di questo tipo, perché oggi il pubblico medio che va al cinema può scegliere se andare a vedere un colosso americano sulla terra che si distrugge, no? O un cartoon, come dire, è stato, non c'entra niente con quello che stiamo dicendo, ma la riflessione è forse si stava meglio quando si stava peggio, cioè pensate signori, metà anni 60 eccetera, lui diceva allora stasera andiamo a vederci, credo che i due film contemporanei fossero Rocco e i suoi fratelli da una parte e quello di Fellini forse non mi ricordo adesso i titoli, però ecco due cose così, questa era la scelta. E stiamo parlando dal punto di vista letterario, questa famosa cena del Gatto Pardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'unico romanzo di questo signore che ha scritto in tabletta alla metà degli anni 50, che non è riuscito neanche a vedere pubblicato, perché è stato pubblicato postumo, lui era già morto di nocito nel 58, che è inutile che mi dica ancora una volta grazie a chi è stato pubblicato e grazie a chi non lo avesse pubblicato, perché non è questo il tema di oggi. E questo ci riconduce all'Ottocento siciliano, no? Con la descrizione di questi banchetti nobiliari, nei quali il cibo, il sapore del cibo ha un'importanza rilevante, ma anche il suo aspetto, e anche la sua presentazione, e anche il contesto in cui viene consumato. E proprio durante la cena sontuosa che è organizzata nell'occasione della riapertura annuale del palazzo di Donna Fugata, in questa cena appare la figura di Angelica, di cui il principe, nipote di Fabrizio, Tancredi si innamora.
innamora proprio lì. E assistiamo nel romanzo a al fondersi del gusto del cibo con l'immaginato gusto dell'amore. Citazione: l'oro brunito dall'involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Ne rompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo, di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni cordi, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. L'inizio del pasto fu, come avviene in provincia, raccolto. L'arciprete si fece il segno della croce e si lanciò a capofitto senza dire parola. L'organista assorbiva la succulenza del cibo ad occhi chiusi. Era grato al creatore che la propria abilità nel fulminare lepri e beccacce gli procurasse talvolta simili estasi, e pensava che col solo valore di uno di quei timballi lui e Teresina avrebbero campato un mese. Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani a parte e parte delle proprie buone maniere e divelò con l'appetito dei suoi 17 anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell'impugnatura le conferì. Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di Angelica, sua vicina, nel gusto delle forchettate aromatiche, ma si accorse subito che l'esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento del dolce più coerente dei beccacini. Il principe, Maurizio, vecchio Bastrancaster, principe, benché rapito nella contemplazione di Angelica, lui è un noto, come si può dire, stimatore delle bellezze femminili, quindi, benché rapito nella contemplazione di Angelica che gli stava di fronte, ebbe modo di notare, unico a tavola, che la demiglace era troppo carica. E si impromise di dirlo a cuoco l'indomani. Gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava a loro tanto squisito perché un'aura sensuale era penetrata in casa. Nel 1983 esce Palomar di Italo Calvino, e uno dei racconti è dedicato proprio al Museo del Formaggio e ci mostra il protagonista in un negozio parigino di formaggi. E è in coda in questo negozio parigino e si perde in questa coda, dimentica la sua posizione in coda, non sa neanche lui cosa fare, perché è tutt'altra cosa ciò che lo prende e lo affascina. Ripeto, si mette a scrivere degli appunti, delle misure sulla varietà degli esemplari di formaggio che trova, una catalogazione, se possiamo definirla così, ma anche un lavoro dell'immaginazione. Si perde nella sua propria fantasia immaginando i pascoli che ci sono dietro questi formaggi, questo latte, le vite di chi li fa, no? I prati della Provenza, i segreti della lavorazione di queste materie. Una citazione breve, perché sennò ho la sensazione che vi prendete assediate. Questo negozio è un museo e il signor Palomar, visitandolo, sente come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto, la presenza della civiltà che gli ha dato forma. Questo è quello che avevo detto prima. E chi da esso prende forma? Questo negozio è un dizionario. La lingua è il sistema dei formaggi nel suo insieme. Una lingua la cui morfologia registra declinazioni e coniugazioni in innumerevoli varianti e il cui lessico presenta una ricchezza inesauribile di sinonimi, usi idiomatici. Quindi il formaggio diventa un segno del sistema della comunicazione. Usi idiomatici, connotazioni e sfumature di significato, come tutte le lingue nutrite dall'apporto di 100 dialetti. È una lingua fatta di cose. La nomenclatura ne è solo un aspetto esteriore e strumentale, ma per il signor Palomar impararsi un po' di nomenclatura resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento le cose che scorrono davanti ai suoi occhi. Stiamo parlando di formaggi e parliamo di parola. E parliamo di le parole sono importanti. Pensate che interconnessioni si sviluppano di fronte
all'espressione letteraria. Ed estrae di tasca un taccuino, una penna, comincia a scriversi dei nomi, a segnare accanto ogni nome la qualifica, l'immagine, prova anche a disegnare uno schizzo sintetico della forma. Scrive pavé nervoux, annota buffe verdi, disegna, scrive Saint-Maur, annota cilindro grigio granuloso. E si perde. Boh, no, e si perde, l'ho detto io, la fa parte della situazione. Monsieur, monsieur, una giovane formaggiaia vestita di rosa è davanti a lui, assorto nel suo taccuino, è il suo turno, tocca a lui, nella fila dietro di lui tutti stanno osservando il suo incongruo comportamento e scuotono il capo con l'aria tra ironica e spazientita con cui gli abitanti delle grandi città considerano il numero sempre crescente dei deboli di mente in giro per le strade. L'ordinazione elaborata e ghiotta che aveva intenzione di fare gli sfugge dalla memoria, balbetta, ripiega sul più ovvio, sul più banale, sul più pubblicizzato, come se gli automatismi della civiltà di massa non aspettassero che quel suo momento di incertezza per riafferrarlo in loro balia. Quindi, come si può dire, è solo un momento pensato e immaginato, che di fatto è diventato anche un momento di ribellione a un ordine strutturato, ma nel momento in cui il gruppo lo riconduce alla realtà e dice ordine o te ne vai, cosa stai facendo? Ecco che si torna dentro nella... così, e gli viene in mente un prodotto, e dammi quello. Capite bene, in questa chiave, la fondatezza dell'affermazione di prima, in cui invece, relativa a certi personaggi letterari, in cui il modo di consumare, il ciò che consumi, diventa quasi un momento di resistenza, no? Di autodifesa, di sopravvivenza ad una civiltà e ad una società che ti opprime e ti distrugge e ti imprigiona. Palomar non sa scegliere. Montalbano, figlio di Carabinieri, invece sa scegliere e anche molto bene, no? Quello che si mangia e che si vede. Anche Carabinieri, che dalla televisione nasce, peraltro, perché Carabinieri prima di diventare grande scrittore uno scrittore vendutissimo di romanzi eccetera eccetera, è stato funzionario Rai per decenni e fra le altre cose, udite, prima abbiamo parlato di Maigret, Carabinieri era uno degli uomini Rai che seguivano la realizzazione di Maigret con Gino Cerni. Anche qui come le cose si rincorrono, c'è una magia nel mondo che fa sì che le cose si interconnettono fra di loro. Io naturalmente, cioè, essendo un feticista, possiedo tutte le cassette, le videocassette del commissario Maigret, Gino Cerni, che è il più bel Maigret della storia. Neanche Cosola, come si chiama il francese? C'è solo un attore francese, neanche Gabin, ecco, neanche Gabin è così Maigret come Gino Cerni, forse perché è un Maigret che guardiamo noi italiani. Però le cassette, i titoli di coda delle cassette, tu vedi Carabinieri, perché? Diciamo il funzionario Rai, che dalla televisione viene, e in effetti il suo successo straordinario è stato trasposto anche nello sceneggiato televisivo, fra l'altro con un ottimo attore, ottimo Belloggio, e un grande consumatore di ciò che gli prepara la fedelissima Adelina. Il cibo è pausa, decongestione dall'impegno investigativo, da consumarsi meglio se da solo e meglio se in rigoroso e raccolto silenzio. Citazione. Rapli, io personalmente una cosa che non amo i Carabinieri è con quello vocabolario siciliano italiano portato di mano, è un genere di cose che abbiamo fatto con autori ben più importanti, ma ne dico Carabinieri. Rapli il frigo e fece un nitrito di pura felicità. La camarera Adelina gli aveva fatto trovare due sauli imperiali con la cipollata, cena con la quale avrebbe certamente passato la nottata intera a discuterci, ma ne valeva la pena. Non so che mi fa male, ma condivido appieno l'impostazione di Montalbano, io stesso. Lo so che i nervetti pieni di cipolle poi si ripresenteranno per tutta la notte, ma non fa. È un autocrimine passionale. Per quartiarsi le spalle prima di principiare a mangiare volle assicurarsi se in cucina c'era il pacchetto del bicarbonato. Mano santa, mano benedetta,
assittato sulla verandina, si sbaffò coscienziosamente tutto. Nel piatto restarono le resche, le teste dei pesci, così puliziate da parere reperti fossili. Attenzione, i reperti fossili si dicono molto spesso, molto nell'epoca della terra da cui la quale noi troviamo e della quale troviamo. Il cibo può, e diciamo questo è brevissimo, arbitrario, toccata e fuga qua e là per stabilire un modestissimo percorso a sostegno di una certa tesi. Ma il cibo può anche vivere nel testo proprio nella sua concretezza, proprio nella sua materialità, proprio nella sua essenza di essere cibo. E anche qui le funzioni narrative possono essere molteplici a svolgere essere svolte nel contesto dell'azione. Quando Alessandro Manzoni narra del brianzolo Lorenzo che va a casa di Tonio e lo trova insieme alla sua famiglia intorno a una mensa su cui sta per essere scodellata poca polenta, e polenta grigiastra perché è fatta di grano saraceno di infima qualità, in realtà vuol comunicare anche qualcos'altro ai suoi 25 lettori. E in effetti questa informazione circostanziata, particolareggiata nella sua propria descrizione, ci descrive anche un momento storico, ci descrive una carestia che segnava le esistenze e ci descrive un alimento tipico di quella zona, no? Quindi non è né casuale né influente la narrazione così dettagliata, la descrizione così dettagliata, no? Di questo piatto. Tanto è vero che quando andrà alla luna piena a Milano, no? Gli verrà servito lo stufato, che è un tipico piatto della cucina milanese, ma anche qui per frammezzare, per intersecare fra loro le varie espressioni. Chi non si ricorda la scena del film Tutti a casa, Alberto Sordi, 8 settembre, Gli Sbandati, quando lui, no, chiama il suo capo e gli dice maggiore, ho appena catturato un battaglione di tedeschi. E dopo c'è questa fuga in cui cercano di scappare, no? E a un certo punto lui va a finire una famiglia dove, bellissima scena bianco e nero, quelli di altissimo lusso, eh? C'è la famosa polenta stesa sul tavolo, c'è tutta la famiglia riunita intorno alla polenta, in mezzo alla polenta viene messo un salsicciotto di dimensioni minime e ciascuno col cucchiaio deve farsi strada per arrivare al salsicciotto che ci arriva prima, avendosi mangiato tutta la polenta però. Col vecchio di casa che controlla che non ci siano furbizie di chi fa la strada strettissima, e in questo caso Sordi, è inutile che ve lo dica, cerca subito immediatamente di forzare la situazione. Allora, poi, quindi ecco, dicevamo, cinema e anche letteratura è anche così una situazione di cinema per dirci il dato oggettivo del cibo che ci dà informazioni, no? Su tutta l'ambientazione, un documento, quindi un documento. Ma il cibo può assumere un significato anche legato alla convivialità e quindi diventa un mezzo di comunicazione. Noi già adesso assistiamo alle cene, no? Cioè, la cena di lavoro, la colazione di lavoro, perché? Perché intorno al tavolo si parla, ci si apre, ci si confronta, eh? E diventa occasione per comunicare, e questo è un dato che si riscontra oggettivamente nella vita di ogni giorno, e la soggettività c'è del passo a una certa oggettività. L'io diventa un noi quando si è a tavola. E anche in letteratura questa realtà ha un posto notevole, no? E c'è molto spazio per il cibo quando diventa supporto per uno scambio relazionale fra i vari personaggi, no? E anche qui il cibo diventa un vero e proprio linguaggio non verbale, no? E allora, sempre per citare Verga, no? Si percorre tutta la gamma dei sentimenti attraverso l'offerta di cibo. Condividere lo stesso cibo è segno di amicizia. In una delle novelle leggiamo: il suo amico Don Alfonso, mentre era in villeggiatura, andava a trovarlo tutti i giorni che Dio mandava a Tebidi, e divideva con lui il suo pezzetto di cioccolata e il pane d'orzo del pastorello e le frutta rubate al vicino.
ieri questa era il pastore. O Rosso Malpelo, che voglio dire, ecco, un accenno a parte meriterebbe. Molto spesso noi queste cose le abbiamo lette durante la scuola. Capita molto spesso, ma è statutariamente così, che gli insegnanti, non me ne vogliono, dica, in qualche modo non ci facciano amare ciò che leggiamo, ma perché devono presentarcelo con una logica di studio, con una logica di un'epoca, con una logica che prevede anche un aspetto di sacrificio nel momento in cui lo devi leggere, ma fa parte del gioco. E è giusto che sia così, attenzione, non sto mettendo in discussione questo, però viene a essere in secondo piano ciò che è la vera essenza del romanzo, l'espressione di un uomo che regala agli altri uomini. E molto spesso quando noi studiamo queste cose a scuola, perdiamo questa dimensione, che è la dimensione più straordinaria. Io ho odiato i professori Sposi, quando facevo il liceo, li odiavo. Mi sono accorto con decenni di ritardo del grande capolavoro che ci sono. E quindi, come dire, mi permettevo di buttare, che, come dico spesso, un libro letto a una certa età non è lo stesso libro letto 20 anni dopo, perché sei tu che sei cambiato. A me è capitato con Bassani, con Gattopardo e altri, e anche Verga, e anche il Pirandello. Mi è capitato in questi qualche settimana, qualche mese fa, per i compiti paterni. Papà deve esserci per i suoi ragazzi quando occorre qualcosa, però la memoria ti tradisce, uno deve andare a rileggertelo quello di cui devono parlare. Ragazzi, ti trovi davanti a delle cose assolutamente straordinarie, non avevi capito quando le leggevi a 16, 17, 18 anni, 19 anni e le raccontavi così bene al tuo professore, magari come nel mio caso prendevi anche dei voti meravigliosi, unica materia nella quale eccellevo, non l'avevi mica capito del tutto, lo capisci dopo. E quindi ecco, sono libri che, e in effetti non a caso sono i classici, da amare per un'intera vita. Il Rosso Malpelo, il protagonista rivela attraverso l'offerta di cibo, proprio attraverso l'offerta di cibo, il Rosso Malpelo è cattivo, ragazzi, il Rosso Malpelo è cattivo, Rosso Malpelo, attraverso l'offerta di cibo rivela la sua forma di protezione verso l'amico Ranocchio, schernendosi perché ha pudore. Però è così, citazione, lavorando sottoterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava e Malpelo ne dava anche del suo, oppure gli dava la sua mezza cipolla, Malpelo che dà via il suo cibo e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, che però siccome Malpelo è cattivo, si stringeva nelle spalle aggiungendo: io ci sono a pezzo. Il cibo diviene forma di privilegiata di linguaggio anche per comunicare il sentimento d'amore. Nedda, altra grande novella, la dichiarazione d'amore di Iano inizia con un'azione, l'offerta di pane e vino, carica di valore semantico, in più piani ha un valore semantico, dove le parole servono solo a completare ciò che l'azione ha già detto, il messaggio era già contenuto nell'azione. Citazione: verso il mezzogiorno sedettero al rezzo per mangiare il loro pane nero e le loro cipolle bianche. Comunque anche a vedere cosa mangiano ti dà. Iago aveva anche del vino, del buon vino di Mascali, che regalava a Netta senza risparmio. E la povera ragazza, la quale non c'era avvezza, si sentiva la lingua grossa e la testa assai pesante. Di tratto in tratto si guardavano e ridevano senza sapere il perché. Se fossimo marito e moglie si potrebbe tutti i giorni mangiare il pane e bere il vino insieme, disse Iano con la bocca piena. E Nedda chinò gli occhi perché egli la guardava in un certo modo. L'identità alimentare può anche costituire un motivo di separazione e di opposizione e di ostilità rispetto ad altre identità. Il cibo stesso può diventare elemento proprio di contrasto fra due. Molto recentemente, pensate a cosa si racconta su certi ristoranti etnici, su cosa propongono, no? Anni fa erano i ristoranti cinesi dove c'erano gli scarafaggi in cucina.
No? Adesso sono in kebab dove butta dentro i corpi dei cadaveri, dei nemici, le unghie, le ossa e quant'altro. È così, perché l'identità è data anche dall'identità dei cibi. E il conflitto fra l'identità è dato anche dal conflitto fra i cibi. Ma diventa anche elemento di conoscenza per individui e comunità diverse. Mario Rigonister, il sergente della neve, in cui l'offerta di cibo al nemico vale a dire che dovremmo davvero prendere sempre esempio dai classici della letteratura e dall'arte, che deve insegnarci a vivere. L'offerta di cibo al nemico in nome di quell'umanità che è profonda e che appartiene a tutti, mentre invece gli steccati e la suddivisione sono imposti da pochi, perché noi essenzialmente siamo tutti uomini e nessuno è clandestino e nessuno è nemico dell'altro uomo in maniera organizzata. E allora l'offerta del cibo supera gli steccati prodotti dalla guerra ed è un modello, e diventa un modello di fratellanza e di rapporto positivo possibile fra tutti gli esseri umani. Ma così come l'offerta del cibo è elemento di coesione, il rifiuto del cibo offerto può essere elemento scatenante, disastro, tragedia, perché significa ostilità, offesa, presa di posizione, secondo sempre le norme di un codice non verbale in cui questo famoso cibo lo fa da padrone come segno di comunicazione, come strumento semantico, che però è sempre decodificabile. E allora, pensate al bicchiere di vino offerto da Turino ad Alfio, che testualmente lo respinge con il rovescio della mano e che è il nodo cinico, il punto nodale, no? Intorno a cui ruota il momento dell'intreccio della cavalleria rusticana e che scatena il duello rusticano tra i due. Cioè, il movimento è rifiutare l'offerta di un cibo, in questo caso una bevanda, in maniera sdegnata. Questo fa andare ai coltelli, no? E concluderà tragicamente la vicenda. Rifiutare il cibo può essere un gesto di ribellione e di rifiuto di schemi prefissati o di situazioni insostenibili, e questo è il messaggio che Cosimo, nel Barone Rampante, sempre di Cammino, lancia, rifiutandosi di continuare a mangiare le lumache e gli intingoli che gli vengono proposti dalla sorella, e prendendo quella decisione che cambierà tutta la sua esistenza, cioè andare a vivere sugli alberi. Io, consapevole di avere detto magari anche male l'equivalente di una goccina nell'oceano delle possibilità che abbiamo quando affrontiamo il tema dei rapporti fra il cibo, l'alimentazione, l'arte in generale, la letteratura in particolare, mi fermo qui. Un'ultima citazione: si è appena conclusa a Brescia una mostra cibo nell'arte, no war, cioè, tutto un escluso anche lì, che in un qualche modo, come dire, andava a sostenere anche da questo, anche dal punto di vista della pittorica, della rappresentazione pittorica della realtà, questa tesi che stamattina abbiamo cercato in un qualche modo di proporre, e che spero magari la prossima volta che vi, per rimanere in termini, gusterete una buona lettura, magari verrà in mente per mettersi anche da un punto di vista che centri maggiormente l'attenzione su questo particolare strutturale. Vi ringrazio e ci rivedremo a settembre. Thank you.
Siamo...